domande, io sono andato un po' forse troppo veloce. Eccellenza, impatto. Ah, abbiamo una domanda in sala. Ne ho alcune. Allora, a partire dal fondo sul curriculum, appunto per reinserire, tu dicevi di magari utilizzare il template del esatto, quello europeo, ma si può anche inserire qualche parte discorsiva per reintegrare, per focalizzare meglio le qualità di leadership, eccetera, o è meglio proprio fare una lista, visto che sono 5 pagine? Dipende, perché abbiamo le 5 pagine, quindi sì. Dipende da te se fare una sorta di tabella, anche magari in questi 8 punti, 5 punti, o in maniera discorsiva, quindi state libero. Sì. Anche nella Commissione europea si dice prendete in considerazione l'utilizzo del curriculum europeo, del curriculum formato europeo. Sì. Anche se magari non corrisponde perfettamente a queste idee. Sì, a ciascuno. Invece un'altra domanda che mi era rimasta prima sui vari panel, no? È possibile, se si è proprio sulla linea di conterminazione fra diversi panel, inserire due panel diversi, non so, environment, no? Allora, ritornando al punto sull'eccellenza, proprio qui esplicitamente ha detto sottolineiamo gli aspetti interdisciplinari e multidisciplinari, però il panel di valutazione deve essere uno, okay, perché verrò inserito nella ranking list di chimica piuttosto che fisica e verrò valutato su quel panel, non posso avere due panel. Quindi non è possibile sui tre valutatori avere un valutatore di un panel secondario e due valutatori di un panel primario che magari pesa di più degli altri, no? Se posso, Angelo, può capitare, cioè, allora, non si può richiedere questo naturalmente, per cui va indicato un panel principale, anzi un panel. Un panel solo. Poi però nella composizione, nella scelta, nell'allocazione, sì, sottoparole può venire nell'allocazione fuori, del sì, progetto ai valutatori, solitamente la REA prende in considerazione anche questo aspetto qua, cioè sicuramente uno o due valutatori sono proprio estremamente competenti su quel topic particolare, su quell'argomento, un altro potrebbe essere meno, diciamo, competente. Questo dipende anche da come sono state allocate in primis dalla REA i progetti, perché a ciascun valutatore, quando viene confermato l'incarico, viene chiesto di scegliere, di indicare tra una lista di progetti, tutti i progetti del panel, una prima, una seconda e una terza preferenza. Per cui a me potrebbe essere alla fine allocato un progetto per cui io ho espresso una terza preferenza. Quindi significa che non è proprio il mio. Quindi io non sono impossibilitato a valutarlo, però non è proprio il mio. Però sicuramente per ogni progetto almeno due valutatori assegnati devono aver indicato la prima preferenza. Ho capito. E l'ordine in cui si mettono le sottoparole del panel, come dire, si riflette, no, nella gerarchia delle... No, l'ordine, le keywords, queste cose qui, no, queste sono... Okay. Cioè non, l'ordine delle keywords non rileva, okay, no. Le keywords in generale sì, ma non è anche una questione sequenza, un po' casuale, diciamo, oh, così. Vabbè. Invece sì, l'ultima domanda proprio per il valutatore, se si è già presentata domanda l'anno scorso e quindi si segna nella parte A che si è già presentata, mm-hmm, la domanda, sul tavolo del valutatore o dentro il suo computer arriverà solo la valutazione ricevuta l'anno precedente o l'intero progetto? No, allora, esattamente, questo è un aspetto molto importante e anche su questo credo che ci sarà un cambiamento comunque quest'anno. Allora, c'è nel form A, bisogna indicare appunto con un flag, bisogna indicare appunto se è stata una resubmission. Se è stata una resubmission, ai valutatori non viene, cioè il valutatore attento se ne accorge perché si scarica del progetto non solo il form B ma anche il form A, quindi vede che è una resubmission, ma posso dire che la maggior parte dei valutatori non scaricano il form A perché è quello più amministrativo e guardano solo il form B, quindi non si accorgono che è stata una resubmission.
Cosa succede? Quindi la commissione, l'area, non ti influenza, non influenza i valutatori, quindi lascia fare tutto normalmente. E poi nel momento in cui si sta facendo il consensus meeting, gli ultimi 10 minuti arriva l'officer e porta, quando è stato già più o meno deciso il voto, o proprio alla fine, porta il progetto vecchio, la prima submission, con il rapporto di valutazione e chiede di fare una particolare attenzione al fatto che non ci siano proprio contraddizioni nelle valutazioni e soprattutto che ci sia stato un improvement del progetto proprio sui punti su cui già c'era stato, magari c'erano state delle critiche, delle weakness indicate dai precedenti valutatori. Quindi solitamente quello che dico sempre è importante, cioè il fatto di fare una resubmission non è una cosa di cui vergognarsi, anzi è un'occasione per migliorare il progetto, partendo proprio dalla precedente valutazione. Perché solitamente, salvo che non si fanno proprio degli errori madornali, a mio avviso, sulla base della mia esperienza, le valutazioni comunque sono decisamente migliori nella seconda. Cioè, se tutto è andato in maniera razionale, cioè il ricercatore ha preso atto della debolezza del progetto, ha lavorato sulle weakness indicate, quindi ha migliorato il progetto, è impensabile che poi i valutatori nell'ulteriore valutazione dell'anno successivo diano un punteggio inferiore, se si accorgono che davvero c'è stato un miglioramento. Quindi quello che dicevo a conclusione di questo discorso lo scorso anno, in queste occasioni, in questi workshop, era: non vergognatevi, anzi ribaditelo anche nel form B. Esatto, iniziate magari dicendo: noi abbiamo lavorato migliorando la parte B, tenendo conto dei punti di debolezza indicati. Ma leggendo le guide for applicants proprio per questa giornata mi sono accorto di una cosa importante, che c'è scritto esplicitamente che non bisogna fare nessun riferimento proprio nel testo, infatti Angelo sa meglio di me, alle valutazioni precedenti. Quindi se fino all'anno scorso dicevo indicatelo nel form B, mettetelo bene in evidenza, tra virgolette influenzate un po' i valutatori a dire guardate che abbiamo tenuto conto di tutte queste cose, adesso non lo dovete più fare. Io ti stavo per dire scrivi che hai preso un voto alto, così meno di così non ti danno, invece non si può più. Quindi l'unica arma che avete è migliorare il progetto, punto. Secondo me un po' la logica di questa frase è che adesso è un bando nuovo, non sto facendo una risottomissione vera e propria, perché è un bando nuovo, prima avevamo 5 criteri di votazione, adesso sono 3, è un nuovo bando, magari, non lo so, ipotizzo, nelle guide del 2015 non troveremo quella frase, non lo so, ma secondo me è un po' giusto che adesso è un bando nuovo, non è la vecchia IF, adesso è European Fellowship, un bando nuovo. Però Angelo, dubbio che mi viene, e lo vedremo poi, quest'anno ci sarà scritto se è una resubmission? Attendiamo il forma 1 che non c'è adesso. Perché secondo me la spiegazione potrebbe essere anche un altro. Forse all'area non è piaciuto troppo questo voler influenzare i valutatori con queste frasi. Potrebbe anche essere questo un motivo. Attendiamo il forma 1 se perché c'è. Perché teoricamente, da quello che tu dici, non dovrebbero esserci resubmission quest'anno. Perché letteralmente non è una resubmission. Non è lo stesso programma. Secondo me così, però cioè, vediamo il forma 1. Cioè ci può essere la stessa persona che ci riprova, quello sì, basta che non dica, che non faccia riferimento al. Sì, uno lo può fare, detto fra resubmission, l'ho presentato nel 2013, prendo i 5 criteri, li spezzetto, li faccio adesso in 3 criteri di votazione, sì, ma non è realmente una risottomissione, perché sono due azioni diverse. Anche giusto perché sennò sembra che tutti quelli che sono qui e che l'hanno vinta al primo colpo, in realtà non è così, ecco, se posso approfittare di Alessio che è qua. Beh, il mio caso è un po' diciamo tra le due vie, cioè nel 2012 ho fatto un'applicazione e ho ottenuto un punteggio alto, però sotto la soglia diciamo così del finanziamento, e lo scorso anno
ci siamo impegnati, diciamo, in una riscrittura del progetto. Vi confesso che non è stata una riscrittura, diciamo così, non siamo andati per finezze, quindi non è stata una riscrittura di superficie, diciamo, con piccole migliorie, ma abbiamo un po' scommesso in una riscrittura un po' più incisiva sul progetto. E quindi però di fatto in parte era una resubmission, diciamo, e l'incremento nel punteggio è stato altissimo, cioè al di là di ogni previsione, diciamo, che ci eravamo fatti, e partivamo già da un punteggio alto, anche se un po' sotto la soglia di finanziamento. Colgo solo l'occasione per dire una cosa rispetto un po' a quello che si era osservato prima sulle IF, un segno tangibile, Dario credo non l'abbia detto per understatement, ma un segno tangibile, diciamo così, della... Cos'è l'understatement? Va bene, per della presenza insomma, dell'ufficio ricerca internazionale proprio nell'assistenza generosa oltre che qualificata anche nei confronti di domande IF. Io ho avuto un aiuto, un supporto, diciamo, qualificato, eccellente da Warwick, diciamo, dall'ateneo in cui andrò a lavorare. Però insomma l'ufficio ricerca internazionale, ci tenevo a dirlo, insomma, comunque seguito, insomma, queste fasi. Cioè, ecco, giusto, chioso e poi ripasso la parola. E in realtà quando uno fa una IF dovrebbe essere aiutato dall'ufficio ricerca dell'università dove va, o dell'ente dove va in qualche modo. Vero è che non tutti gli enti, non tutte le università sono attrezzate allo stesso modo, quindi può anche essere che facendo un mix tra l'aiuto che c'è a Ca' Foscari e l'aiuto che c'è dalla host institution dove uno va, in qualche modo riesce a portare a casa un paio di punti in più, ecco. E tutto qua. Sì. Io volevo dirvi ancora una cosa, poi devo lasciarvi perché ho un appuntamento. Cioè, a partire da questo, che credo che sia importante che non abbia, cioè, che nessuno abbia paura a chiedere nel momento in cui appunto va, soprattutto cercando di fare, ho fatto una IF, ho fatto un dottorato in cotutela tra Venezia e Strasburgo e mi sono rivolto, ho cercato informazioni nei vari uffici, nelle varie Cellule Europe e relazioni internazionali e così via, perché le varie università si stanno attrezzando e hanno degli elementi che appunto integrati vi possono aiutare a comprendere molto di più. E un'altra cosa, secondo me è assolutamente interessante tentare di farlo. Prima ho visto 10 pagine, ho detto wow che bello, perché in realtà è un aiuto enorme anche a riflettere su voi stessi a livello di cosa volete fare come ricerca, e vi semplifica moltissimo le idee. Siamo abituati magari a livello accademico a molti extra che vanno al di fuori di quello che è un vero progetto, un elemento che voi, su cui vi interessa fare della ricerca, e degli elementi integrati che sono cosa vorreste voi in un profilo simil professionale, cosa pensate che vi manchi e tutto quanto. Secondo me uno degli elementi più interessanti del tentare almeno di scrivere un progetto simile è questo, perché aiuta veramente tanto e secondo me è molto, può essere utile e importante dal punto di vista professionale, senza farsi spaventare da tutti questi termini o da queste, cioè da alcune cose che possono essere magari un po', cioè, scioccanti all'inizio, perché sicuramente c'è moltissimo materiale e lo stesso formulario ha, almeno quello vecchio comunque, aveva dei dettagli proprio per rispondere alle domande, quindi comunque dare un'occhiata o riflettere aiuta veramente, veramente molto secondo me. Quindi tentate di farlo, e tentate di farlo leggere a qualcuno che non ha niente a che vedere col vostro ambito di ricerca, perché deve essere capito, e quindi quello è molto utile. Poi io vi invito a tentare. Grazie. Per inciso, far leggere un progetto di 10 pagine è molto più facile che far leggere un progetto di 30 pagine, cioè lo sforzo richiesto a quell'amico, che di solito è un amico, un collega, che ti dà una mano a scriverlo, è decisamente inferiore, cioè stiamo parlando di 2/3 di lunghezza, per cui anche il tipo di commento che uno può fare è sicuramente più preciso e puntuale. Quindi io, benvenuta la come dire, viva le 10 pagine, abbasso le 30 pagine, insomma, anche perché abbiate presente che i bandi IRC che danno fino a 1,5 milioni di euro sono lunghi credo 20 pagine, quindi se diamo un tot mila euro a pagina, insomma, cerchiamo di essere proporzionali, insomma. Però immaginate 1,5 milioni di euro per 5 anni su un progetto che è scritto in 20 pagine, quindi in proporzione, insomma, stateci dentro.
C'era una domanda? Sì, sì, scusa. Sì. Io avrei una domanda sull'uso del termine team in questo, all'interno di questo action. Allora, sappiamo che questi sono individual fellowships e quindi c'è il ricercatore e poi c'è il supervisore, però è stato anche detto che non puntare solo esclusivamente sul supervisore, perché essendo magari professore top potrebbe essere troppo impegnato per dedicare il tempo necessario, e quindi puntare anche sul team. Come si definisce il team in questa situazione? Cioè, che cosa è? Allora, per me team è quando il ricercatore va a Oxford, c'è il supervisore scientifico e ci saranno 2-3 ricercatori che lavorano sullo stesso argomento di ricerca. Adesso non so poi, per me, rileggendo le varie proposte abbiamo notato sempre questo, 2-3 persone a supporto del supervisore scientifico, che è lui comunque che rimane il coordinatore del progetto. Quindi oltre al supervisore nel progetto vanno menzionate anche altri nomi? Non è obbligatorio, ma sì. Obbligatorio è il supervisore scientifico, però si diceva anche per dare una maggiore credibilità, se io dico il mio supervisore scientifico è il premio Nobel, sì, lo posso nominare, sulla credibilità o fattibilità veramente lui mi seguirà giornalmente sui report e altro. Magari ci sono 2-3 persone che lo affiancano sulla gestione del mio progetto. E quindi posso nominare altri nomi oltre al supervisore? Sì. Anche perché nominare è sempre legato poi a motivare, giustificare l'expertise. Se io dico c'è il supervisore scientifico John Smith, ma c'è anche il signor Mario Rossi e il signor Taldetaria, questi due collaborano con lui in questo progetto, sono inseriti in questo contesto, le loro pubblicazioni sono X e Y. Ok, grazie. Buongiorno, io ho due domande. La prima relativa... Possiamo chiedervi, a meno a chi non abbiamo già conosciuto, di dirci chi siete e da dove venite. Gabriele Valotto, scienza ambientale e assegnista. Ho provato l'anno scorso, ma essendo seduto qua e non di là... dunque, appunto, la risottomissione del progetto. Siccome è stato valutato sopra la soglia, ma non a sufficienza per essere pagato, vorrei capire come, cioè quando è valutata la risottomissione, quando invece, stravolgendo un po' il programma, posso dire di non risottomettere lo stesso progetto. In parte avete già risposto prima, perché è cambiato dal settimo programma quadro, Horizon e via dicendo. La mia domanda è, c'è la possibilità di dichiarare il falso e quindi no, essere penalizzati perché uno dice no, hai risottomesso perché il progetto assomiglia, io dico no, e quindi questa è la prima domanda. La seconda è riguardo l'eleggibilità. Io mi trovo in una situazione atipica, nel senso che andrei in Francia, ma siccome il laboratorio è gestito da più paesi e io andrei a fare riferimento a una figura italiana, quando vado a mettere il PIC di riferimento mi viene fuori il CNR di Roma. L'anno scorso la situazione è stata risolta positivamente, infatti ho sottomesso e non c'è stato nessun problema di eleggibilità. Quest'anno non ho ben chiaro, o magari non sono stato attento, dove posso inserire questo questo argomento nel dire va tutto bene, vi prego non cancellatemi dalla lista per queste questioni. Io non ho capito, tu volevi fare una Marie Curie, IEF, andare in Francia, lo ricordo io perché... ma il CNR è in Italia. Allora, cioè, l'organizzazione francese, nello specifico il laboratorio è un sincrotrone, che è un laboratorio molto grande che è finanziato e gestito da più paesi europei e non. Quindi la potrebbe... linea a cui io mi andavo ad appoggiare, cioè il mio local contact, è italiano, che afferisce al CNR di Roma. Ma essendo questo un ente di ricerca europeo, non c'era questo problema. Però se è un'organizzazione di interesse europeo, e c'è la definizione nelle regole di partecipazione, loro dovrebbero avere un PIC number e sono eleggibili e fanno parte del settore accademico. Organizzazione di interesse europeo, che sono più organizzazioni che creano questo network. Chiaro, però il problema era sottile, nel senso che se mettevo il PIC number del sincrotrone io non avevo un laboratorio a cui appoggiarmi, venivo fagocitato dal sistemone. Avevo bisogno di avere una persona di riferimento
che poi è appunto afferire. Essendo organizzazione di interesse europeo, la regola della mobilità è diversa. La regola della mobilità per le organizzazioni di interesse, che non l'ho detto perché pensavo che non... Organizzazione di interesse europeo o organizzazione internazionale, la regola della mobilità dice che negli ultimi 3 anni, per essere eleggibile, tu non devi aver lavorato 12 mesi presso quell'ente. Quindi non è il paese come la classica regola della mobilità, ma tu non devi aver lavorato negli ultimi 3 anni per 12 mesi nell'organizzazione di interesse europeo. Ok. Quindi è eleggibile. Ti do anche la pagina delle guide. Se posso. Prego. Quindi formalmente l'organismo è questa organizzazione di interesse europeo. Però poi è ovvio che nei contenuti del progetto lei avrebbe dovuto mettere tutto, sicuramente avrà messo tutto ciò che riguardava quella linea di luce dove comunque andava ad operare, no? Ecco, quindi diciamo sono due aspetti diversi, la parte contenutistica e la parte del PIC, la parte dunque formale per essere ammissibile. Sul dichiarare il falso. Ecco, sul dichiarare il falso no, non comprendo proprio il problema, nel senso esatto. Che quello che dicevo prima è la seguente cosa, cioè che il fatto di aver fatto resubmission è un'opportunità in più che si ha. Cioè io la vedo più come un'opportunità che come una cosa da dover nascondere. Tra l'altro c'è anche da dire una cosa, che esistono dei requisiti ben precisi, cioè quando si parla e quando non si parla di resubmission. Si parla di resubmission, non si parla di resubmission, benché si sia presentato un progetto più o meno simile, quando è cambiato il supervisor delle parti rilevanti del progetto, l'oggetto ovviamente della proposta, ma anche proprio degli elementi portanti tipo il supervisor, in quel caso non è più resubmission. In tutti gli altri casi si parla di resubmission. Allora diciamo che se non lo si indica, perché lo si vuole tenere nascosto, ma non la vedo una cosa da fare, nessuno se ne accorge, in linea a salvo che l'acronimo non sia identico, perché la REA nel controllo dell'eleggibilità non va a controllare contenuto per contenuto, però io non vedo il motivo di farlo, cioè perché anche se il punteggio può essere stato sostanzialmente molto basso, però comunque il fatto di aver implementato, migliorato e fatto questi improvement del progetto, secondo me è un qualcosa che va a vantaggio del proponente, cioè quindi non... E allora vale, sì, e allora vale quello che ho detto prima, cioè che se è cambiato il tutor, il supervisor, o sono cambiate delle parti rilevanti del progetto, per esempio a me è successo 2 anni fa o l'anno 2 anni fa di valutare un progetto che io ero sicuro di aver valutato, e tra l'altro avendo i file ho confrontato ed era veramente simile. La REA però non lo segnalava come resubmission e quindi io non capivo, allora, ero sicuro l'acronimo era identico, tutto era identico, ma era cambiato il supervisor. Quindi quando sono andato dai funzionari della REA a far presente questa cosa, loro mi hanno detto sì no, lo sappiamo, però essendo cambiato il supervisor non la si può consegnare, quindi quella è una parte rilevante perché si porta dietro tutto il team di ricerca, le pubblicazioni, l'expertise della host institution riferita a quel topic, a quell'argomento, e a quel punto non era più considerato la stessa proposta. Grazie. Queste sono le guide for applicant, dove per la standard European Fellowship sopra abbiamo la classica mobility rule che abbiamo detto, negli ultimi 3 anni, 12 mesi non devi essere stato nel paese. L'eccezione è fatta per le organizzazioni di interesse europeo, dove la regola è diversa, dove essendo un'organizzazione di interesse europeo, quindi non è valido il discorso del paese, tu non devi aver lavorato negli ultimi 3 anni per 12 mesi presso quella organizzazione, quindi non è conta il paese, ma conta l'organizzazione di interesse europeo, è diversa la regola.
Salve, io mi chiamo Guerra e insegno lingua tedesca, ma ho fatto già domanda l'anno scorso per comparatistica, quindi per presentarmi. E la mia domanda verte sulla host institution, perché io adesso sto valutando naturalmente, proprio anche sulla scorta di quanto era stato detto l'anno scorso e anche adesso, di ripresentare la domanda e se in effetti possa essere una resubmission nel caso in cui, come nel mio caso, sto valutando seriamente di cambiare host institution. Non perché sia rimasto deluso della host institution a cui mi sono rivolto, ma la host institution in Germania a cui mi sono rivolto è una istituzione extra universitaria, un centro di ricerca. Mentre invece adesso stavo valutando di cambiare quindi supervisor e rivolgermi a una università. E quindi la domanda è sull'opportunità, per dire così, politica della host institution. Mi sembra di ricordare che l'anno scorso si era parlato anche del fatto che Horizon 2020 si rivolgesse anche esplicitamente anche a enti extra accademici. Allora la questione per me è, personalmente, ma penso possa essere di interesse, se il peso della host institution extra accademico possa avere una valutazione diversa oppure no, o una valutazione maggiore o minore, in chiave generale ovviamente. Grazie. Allora, avevo fatto vedere anche una slide dove si parlava di un coinvolgimento del settore non accademico, perché qui si parla di accademia e non accademia, quindi il coinvolgimento del settore non accademico rappresenta un valore aggiunto, ma bisogna giustificare e motivare. Molte volte sono state inserite come organizzazione per farsi bello magari una piccola e media impresa che in realtà non aveva nessuna pertinenza con l'obiettivo, quindi ben venga un settore non accademico in quanto host organization è elegibile, però deve essere pertinente con le attività e soprattutto sull'impatto dello sviluppo della carriera, quello sicuramente. Poi può presentare la proposta che aveva presentato nel 2013 e presentarla modificando tutta la struttura, adesso sì, non c'è nessun problema. Grazie. Io avrei due domande che si riallacciano in realtà ad alcune questioni già poste. E una era la soglia del punteggio che viene data ai progetti, ossia c'è una soglia limite per la quale poi è possibile riproporre lo stesso progetto l'anno successivo implementato, un minimo sindacale per cui la proposta è reputata comunque sufficiente per poter avere semplicemente degli upgrade. E la seconda, le faccio entrambe? La seconda invece era legata alla interdisciplinarità. Se noi nei panel iniziali, appunto lei diceva prima, c'è un panel in cui si esplicita la disciplina, un sottosettore sempre inerente a quella disciplina e poi delle parole chiave che comunque fanno sempre riferimento a un determinato ambito, dov'è che si esplicita l'interdisciplinarità all'interno del progetto? Allora, nel forma 1 bisogna inserire il macro panel, la lista dei descriptor e le keywords. Poi nel primo paragrafo del primo criterio che è l'eccellenza, già qua ci chiedono, mette in evidenza gli aspetti interdisciplinari e quindi qua si può dedicare anche, magari si può creare un sottoparagrafo, nel senso il template deve rimanere quello. Nulla vieta che magari voi create dei sottoparagrafi, ad esempio aspetti interdisciplinari, e si analizzano. Così anche aiutiamo i valutatori, quando devono scorrere le diverse pagine, già individuano i pezzi, quindi qua gli aspetti interdisciplinari e multidisciplinari. Per quanto riguarda invece la prima domanda, non ci sono delle soglie, credo che su ERC se tu ottieni punteggio B devi saltare un anno per fare una sottomissione, su Marisco d'Osca no, tu per essere elegibile devi avere un 70 minimo su 100 come punteggio. Poi da qui c'era Giacito che ci accennava, le proposte vengono suddivise in fascia A, che sono ammesse direttamente al finanziamento, fascia B, lista di riserva, che si intenda che se le proposte in fascia A finiscono la negoziazione e avanza del budget potrebbero essere chiamate, e poi fascia C, hai superato la soglia minima 70 su 100 ma a causa di dissettezza del budget non verrai finanziata, ma non c'è una soglia minima per eventuali sottomissioni. Ho una mozione d'ordine, siccome Ciro
tra poco deve prendere il treno. Sì. Se ci sono domande relative proprio al processo di valutazione, a cosa è meglio mettere, cosa è meglio evitare, ora o non voglio dire mai più, però diciamo che è un buon momento. Ecco. Comunque c'è un indirizzo email che potete utilizzare. Quali sono i requisiti per i valutatori, per proporsi come valutatore? I requisiti sono sicuramente l'expertise, cioè vengono, adesso su questo si è diventati molto più ristretti, diciamo l'area è diventata molto più ristretta, restrittiva, nel senso che sono richiesti dei titoli post laurea, che sia una specializzazione nei settori specifici di expertise oppure un PhD, ma comunque anche un'esperienza lavorativa nei settori per cui ci si candida. Quando ci si candida c'è una lista di cosiddetti descrittori, cioè che sono delle aree, diciamo, in cui si ha l'expertise, c'è un limite massimo di descrittori che si possono indicare, poi sulla base di quello si viene chiamati se ovviamente ci sono delle proposte che richiedono quella tipologia di expertise. Per cui solitamente avviene che c'è una prima richiesta di disponibilità che l'area fa ai valutatori, se ritiene che quel valutatore possa fare per quel panel, il valutatore che è iscritto in quella lista, e poi nulla è sicuro fino a dopo la chiusura della call. Quando la call si chiude, si vede il tipo di proposte, il numero di proposte, a quel punto viene confermata la richiesta di disponibilità. Vi invitiamo comunque tutti a iscrivervi come valutatori, perché tanto quanto i vincitori di Marie Curie, anche i valutatori di Marie Curie sono in mezzo a noi, sono come noi. Cioè, e tra parentesi li stiamo anche in qualche modo mappando, perché a Ca' Foscari ce ne sono, solo che magari lo fanno senza avvisarci perché non ritenevano opportuno farlo. Per adesso, man mano che sulle Marie Curie si sta aprendo questo, diciamo, faro di attenzione costante, in qualche modo si fanno avanti. Una curiosità, uno volevo chiedere quanti progetti un valutatore si trova a valutare, quindi quanto è stressato, quanto tempo riesce effettivamente a dedicare alla fine a concentrarsi. E seconda cosa, se può aiutare a avere immagini normalmente, vabbè, nelle 10 pagine quest'anno probabilmente no perché non c'è spazio, ma può aiutare a avere una doppia comunicazione grafica e verbale o normalmente? Allora, il discorso delle immagini, ovviamente bisogna fare i conti col limite di, con lo spazio che è veramente troppo scarso. Sicuramente quello su cui non contare sono i colori. È vero che adesso si lavorerà sempre di più e si sta lavorando sempre di più direttamente al PC, diciamo, però fino all'anno scorso, 2 anni fa, che c'erano le stampe erano esclusivamente a bianco e nero, per cui non vale il discorso dei colori, questo per quanto riguarda le immagini. L'altra domanda invece era la prima, quanti progetti? Varia molto, il numero è veramente in aumento esponenziale, il numero delle proposte anno dopo anno, come avete visto questa mattina dai dati. Una cosa equa, razionale, sarebbe intorno ai 15-18, ma ci sono le emergenze, ci sono più, perché la lista dei valutatori viene chiusa a un certo punto, per cui insomma in sostanza è difficile poi reclutare nuovi valutatori, quindi può capitare, oppure qualcuno ha dato prima la disponibilità e poi per motivi personali o lavorativi alla fine ritorna indietro sulla propria disponibilità, per cui aumentano le proposte. E si può arrivare anche a 24, sì, però veramente è un caso eccezionale, sono casi non un po' infrequenti, succedono, però ci sono, e a me personalmente è capitato per 2 anni di seguito sui 22-24, che sono veramente tante, altrimenti un buon numero è un numero giusto, secondo me intorno ai 15-18 più o meno. Sì, telegraficamente, spero di non essermi perso un pezzo, volevo sapere tecnicamente come si può avanzare la domanda per fare il valutatore? C'è una pagina web del Participant Portal, Register as Expert, qualcosa del genere,
se non si è ancora, Angelo aveva mostrato credo proprio la pagina web, forse possiamo anche vederla. Ma comunque è tutto online, cioè non c'è da spedire niente, non ci sono raccomandate, PEC, marche da bolla. È dispendioso in termini di tempo, quello sì. Sì, credo di sì. Io volevo sapere, tra la European e la Global, se si sa, si prevede in qualche modo, quale sarà la più competitiva per il prossimo, per quest'anno 2014? No, ne parlavamo prima con Angelo, cambia lo schema, cambiano gli schemi, prima c'erano IEF, intra-European, IIF e IOF, quindi veramente molto diversi. Sicuramente le intra-European erano le più affollate, quello è sicuro. Nell'ambito del panel socio-economico, il sottopanel proposte sociali erano quelle più numerose rispetto a quelle economiche. Quest'anno sarà tutto da vedere, sarà da vedere se con il nuovo schema, per esempio, i ricercatori sono un po' più scoraggiati, perché dopo 7 anni che lo schema era identico, io ho visto in maniera esponenziale la crescita dei progetti e devo dire anche sempre migliori. Adesso cambia di nuovo tutto un po', per quanto i concetti rimangano comunque quelli, quindi sarà un po' da vedere. Insomma, secondo me le European Fellowship saranno sempre quelle, ho questa percezione, sempre quelle più affollate e quindi più difficili da vincere. Però non si può scegliere, forse c'era qualcuno di voi che l'aveva chiesto prima durante un colloquio, così non si può scegliere uno schema tenendo presente quello, cioè comunque bisogna capire esattamente cosa si vuole. Se si vuole fare, come giustamente fa presente Angelo, si vuole fare più un progetto di formazione o di trasferimento, finalizzato al trasferimento delle conoscenze, cioè è proprio, cambia un po' lo scopo del progetto, diciamo. Grazie. Vorrei dare una raccomandazione io prima di poi. Come dire. Sì, però vorrei che la sentissi. Ah, ok, scusa, c'è una domanda. Una cosa velocissima. Le liste dei valutatori sono pubbliche? Si sì, io non so dove siano. Qualche anno fa sul sito di Cordis le avevo ritrovate, sì, sì. E mi c'ero anche ritrovato. Insomma, non so nel participant portal come, ma tramite i vari siti, insomma, si arriva alle liste dei valutatori. Un tabellone Excel, sì. Infinito. Sì, sì, sì. Io ricordo anno per una anno. Volta l'avevo trovato. Sì, sì. Sì, volevo chiedere i tempi tecnici per vostro ufficio oppure per host institution. Vostra esperienza, ci vuole un mese, 2 mesi, 3 mesi? Per scriverla o per per arredarla completamente, no? Adesso noi forse per scriverla ci mettiamo non so quanto tempo, dipende dal nostro percorso di vita o di ricerca, però diciamo che tecnicamente più o meno quello che avete incontrato finora. Ma è molto variabile, ci sono 2 o 3 passaggi obbligatori. Uno è il fatto che il dipartimento dove tu vai a fare, diciamo, cioè, la parte di Cafoscari che ti fa da host institution, che poi alla fine è sempre un dipartimento, un centro di ricerca, e deve essere d'accordo, quindi ci deve essere in qualche modo un passaggio in cui il direttore o il consiglio del dipartimento, meglio ancora, dice sì, la voglio. Non è mai successo che si siano espressi negativamente, nel senso che porti soldi, porti ricerca, porti entusiasmo, è difficile che ti dicano di no. Però è un pezzo di carta che ci vuole, soprattutto per tutelare te, che non ti vada a trovare fra 2 anni a vincere un progetto che nessuno conosce e qualcuno non gli venga in mente di dire ma io non mi sono mai inventato di volerlo. Quindi detto questa cosa si fa in poco, insomma, nell'arco di 30 giorni bene o male un consiglio di dipartimento c'è, a parte in agosto forse. E quindi il consiglio lì dipende molto da come lavorate voi. Ci sono esperienze di chi l'ha scritta in un mese matto, disperatissimo, giorno e notte, ci sono esperienze di chi ci ha messo un paio d'anni, di chi ci ha messo qualche mese. Direi che il qualche mese senza morire sopra il form è la cosa migliore, soprattutto perché devi contattare la host institution e devi avere il modo di dare il tempo a chi ti fa una correzione, un esterno, un esperto a cui la fai leggere, o a dare tempo a noi di trovare qualcuno che te la legga, quindi qualche mese consideralo. Quest'anno andiamo bene perché adesso è aprile e chiude in settembre, per cui insomma il tempo c'è tutto, non prendetevi, ripeto, all'ultimo.
Faccio una mia raccomandazione, così la sente anche Ciro e casomai mi smentisce in diretta. C'è quella fase di valutazione, chiamiamola scientifica, no? Cioè quella in cui il valutatore a casa riceve via mail o via portale il progetto e lo deve leggere e valutare, si prende tutto il tempo che gli serve. In quel momento là nessuno può impedire al valutatore di mettere il nome vostro su Google e dare un colpetto per vedere chi siete veramente. Quindi fatevi trovare pronti, cioè abbiate cura della vostra reputazione web in qualche modo, quindi curate il vostro profilo su LinkedIn, su Accademia.edu, su ResearchGate o il social che vi piace di più dedicato in qualche modo alla ricerca. Fatevi trovare con la lista delle pubblicazioni pronte, la lista delle conferenze che avete fatto, cioè siate in qualche modo qualcuno su internet. Perché se uno mi scrive che è super esperto, che ha fatto mille cose, lo cerco e non lo trovo, io personalmente un dubbio ce l'ho, ecco, in qualche modo. Poi dimmi se è un consiglio che ha senso. Non voglio dire che tu lo fai, però voglio dire che no, è bene che loro lo facciano. Io personalmente non lo faccio, ma non sono su Facebook, non ho niente, quindi per primo, quindi sarei proprio... comunque, però sì, sicuramente è inevitabile, secondo me, tra l'altro, cioè se una persona vanta il fatto di aver fatto delle collaborazioni internazionali già, di aver fatto, è molto facile che sia su internet. Certamente se ha dei profili pubblici o semipubblici è bene che siano aggiornati. Tutto questo fa parte, ma questo è qualcosa che secondo me fa parte della professionalità in generale, in qualunque ambito. Certamente il valutatore va, quindi quando dicevo io non lo faccio nel senso che io per primo non frequento questi canali media, ahimè, però certamente dei dubbi ti vengono e li vado a controllare. Cioè, nel senso, io lo faccio, cioè, se mi chiama qualcuno la prima cosa che faccio è vedere chi è per capire con chi sto parlando banalmente, ma è un riflesso incondizionato. È un suggerimento da prendere in considerazione. Sì, devo dire una cosa su questo punto. Poi si vince anche essendo fuori da internet, cioè, non è che non si... però... No, però è una cosa che occorre valutare, a parte che Facebook non è ResearchGate o Accademia.edu, cioè essere iscritti ad un network di studiosi, a parte il fatto che di per sé è utile perché si scoprono interessi comuni, io ho visto che è utile, insomma, ma anche c'è un'utilità indiretta che di solito questi network di studiosi danno anche il report del numero delle visualizzazioni del vostro profilo e del numero di volte in cui i vostri articoli sono stati scaricati. E questo indirettamente, cioè, oddio, non ha lo stesso indice di affidabilità che può avere, che non so, possono avere altri parametri, che poi anche nelle recenti abilitazioni sono stati tipo ISIS o Scopus, eccetera, però dà in qualche modo un'idea. Ecco, quindi io mi sento assolutamente di appoggiare quello che vi ha appena detto Dario. Ecco. Io ti accompagno, nel frattempo... Grazie, io chiedo scusa... buon lavoro a tutti, comunque ho lasciato l'indirizzo email, insomma immagino le presentazioni saranno rese disponibili. Sì, sì. Ok, buon lavoro, grazie. Sarà tutto disponibile, grazie. Le ultime slide, alcuni suggerimenti. In virtù proprio delle 10 pagine cerchiamo di utilizzare un inglese standard, conciso, frasi brevi, utilizziamo informazioni pertinenti solo al progetto, rispondiamo a tutte le risposte, a tutte le domande che ci chiede il template, schematizziamo, questa la vedremo anche più avanti. Altre frasi che abbiamo già detto, non dare nulla per scontato, il valutatore non deve interpretare ciò che andiamo a scrivere, dare una chiara descrizione dell'approccio metodologico, dell'organizzazione, dell'expertise dell'organizzazione di accoglienza. Molto importante sono anche le transferable o complementary skill, nel senso io vado a fare un programma di training non solo esclusivamente sul mio argomento scientifico, diversificare le competenze, ma soffermatevi anche sulle cosiddette transferable skill. Cosa sono le transferable skill? Sono quelle competenze trasversali che avranno
supporteranno la vostra, avranno un maggior impatto nella vostra carriera, nell'esempio di project management, disseminazione dei risultati, proprietà intellettuale, sono tutte quelle competenze che alla fine l'idea della commissione vi finanzia non solo per essere un esperto su quell'argomento scientifico, ma dopo, quindi nel lungo periodo dell'impatto della mia carriera, dovrebbe essere una sorta di manager della ricerca. Quindi io sarò competente anche su progettazione, su proprietà intellettuale, su trasferimento tecnologico e altre proprietà transferable skill. Inserire, come abbiamo già detto, anche il risk contingency plan, un eventuale piano B. Anche qui l'abbiamo detto, aspetti interdisciplinari originali della proposta. È molto importante, io sottolineo non soltanto l'aspetto innovativo originale della proposta, ma come ho già anticipato anche il timeliness. Perché state presentando la vostra progetta sul vostro argomento scientifico ora, in questo momento? Sia per la mia carriera, quindi è ora che io sono pronto ad affrontare questo progetto, ma anche a livello europeo. Ed ecco perché vi dicevo, andate a verificare siti dell'Unione Europea, documenti programmatici dell'Unione Europea sul vostro argomento scientifico. Già Ciro ne aveva detto, il fattore tempo per i valutatori è anche importante, hanno diverse proposte da leggere, quindi aiutiamoli nella lettura. È vero che abbiamo limite massimo di 10 pagine, ma un testo rendiamo anche accattivante, facilmente leggibile. Non utilizziamo sempre punti a capo, se non utilizziamo grassetti, sottolineature, se non utilizziamo punti elencati, rende difficile la lettura delle proposte. Quindi aiutiamo i valutatori nel leggere le nostre proposte, quindi particolare attenzione anche al layout. Non è fondamentale, non è un criterio di valutazione, ma aiuta la lettura. E quindi magari invece di un testo senza spazi, fitto, che rende la lettura difficile, possiamo utilizzare anche una tabella. Questo per esempio per un altro progetto in cui si era un coinvolgimento di diversi partner, ogni partner qui aveva la propria complementarità, la propria competenza, e quindi si vedevano le complementarità e le sinergie dei vari partner. Questa tabella è soltanto così, a modo esempio. Utilizzate tabelle, abbiamo detto anche grafici, e anche sono perfettamente in linea con quanto anticipava Ciro. Utilizziamo tabelle, grafici, ma i valutatori stampano in bianco e nero. Quindi un grafico a torte con 6 colori non ha nessun valore aggiunto, anzi possiamo indispettire il valutatore perché non riesce a comprendere questo grafico, e quindi meglio utilizzare magari grafici leggibili in bianco e nero. Utilizzare sempre, secondo me, già l'avevo anticipata anche, creare magari anche delle sottosezioni, sottoparagrafi, aspetti interdisciplinari, un sottotitoletto e analizzo gli aspetti interdisciplinari, oppure analisi dello stato dell'arte come titolo e analizzo lo stato dell'arte, così quando il valutatore se le legge a casa, le proposte, e poi si incontra nel consensus meeting, abbiamo pochi minuti, Ciro ci ha detto 30 minuti, il valutatore che scorre le pagine almeno riesce già a individuare gli argomenti chiavi, utilizzare grassetti anche, sottolineature. Questa è l'ultima slide che si riallaccia alla prima slide che Ciro aveva mostrato. Ciro aveva mostrato gli obiettivi del nostro progetto con gli obiettivi dell'Unione Europea. L'idea è di cambiare la prospettiva. Stiamo andando a risolvere un problema europeo. È quella l'idea. Quindi, ok per lo sviluppo della mia carriera di ricercatore, però rafforziamo anche l'ERA, l'European Research Area, lo spazio della ricerca comune, e quindi in che modo la nostra proposta potrà rafforzare la competitività europea. Giusto a chiusura, queste erano cinque pubblicazioni che avevamo prodotto l'anno scorso, erano 5 inserti della newsletter che mensilmente noi prepariamo di aprire e la inviamo ai nostri soci. Avevamo analizzato per le azioni Marie Curie, la Intra-European Fellowship in particolare, ogni mese analizzavamo un criterio di valutazione.
Nella IF avevamo 5 criteri di valutazione, adesso sono diventati 3. Per ogni criterio di valutazione noi mettevamo in evidenza, dalla lettura dei commenti dei valutatori, i principali punti di forza e punti di debolezza delle proposte in ambito Marie Curie, e sono disponibili nella intranet di APRE. Ritorno e poi concludo, questi sono i nostri contatti, miei e di Katia, siamo sempre disponibili per telefono e mail, e anche nell'eventuale servizio di pre-screening entro 3 giorni lavorativi vi inviamo dei feedback. Comunque, come si diceva stamattina, siamo sempre in contatto con l'ufficio di ricerca, mi raccomando. Domande? Prego. Grazie. Luca Guido, assegnista UAV. Io ho una domanda in merito alle Global Fellowship. Praticamente l'host institution deve essere collocata comunque in Europa, giusto? Beneficiario, sì. Ok. Ci sarà anche un supervisore nell'istituzione, diciamo, mettiamo, americana. Come spiegare adeguatamente le caratteristiche anche dell'istituzione estera, al di fuori dell'Unione Europea? Cioè quanto conta e su cosa puntare? Perché si decide di andare magari al di fuori dell'Unione Europea perché si ritiene che una determinata università o museo o archivio abbia delle caratteristiche che non si ritrovano in Europa. Dunque, come spiegare adeguatamente questa cosa e come spiegare adeguatamente le capacità del supervisore estero? Riprendo la griglia che sono i criteri di valutazione, che non sono altro le 3 sezioni, i 3 capitoli della nostra proposta progettuale, della parte B. Allora, già sicuramente sotto eccellenza, nella 2ª sezione, nonché sotto criterio di valutazione, si parla di transfer of knowledge, quindi io qua già posso mettere in evidenza il trasferimento di conoscenze, che io vado in America, acquisisco nuova conoscenza grazie a questa host institution e poi torno indietro in Europa per fare il transfer of knowledge. Sicuramente devo indicare qui anche quality of the supervision, sia dell'ente di ritorno, ma anche di entrambi, sia anche del partner organization del paese terzo. E quindi qua andrò a indicare per 12-24 mesi il mio supervisore scientifico americano sarà il signor X, quello di ritorno, che è il coordinatore del progetto, sarà l'altro professore. Ma soprattutto anche sotto implementation dovrò anche indicare la pertinenza, la proprietà dell'ambiente, delle infrastrutture al mio progetto, non solo nella fase di ritorno, ma se faccio una global anche nella fase di outgoing. Quindi questa informazione deve essere vista dai punti di vista diversi, sia sotto l'eccellenza, sia sotto l'impatto o implementation. Comunque devo indicare qui, se faccio una global, sia il supervisore, sia l'expertise dell'organizzazione, devo già menzionare la parte B. Perso la slide. Spero solo che il valutatore non perda il treno per colpa delle domande nostre, se no siamo finiti. Altre domande? Una. Susanna. Volevo fare un'altra domanda sui panel. C'è un diverso finanziamento per i diversi panel e in questo caso conviene partecipare al panel più finanziato? Cioè, c'è una percentuale di partecipazione più forte su un panel? Credo quello social science, no? No, cioè no. Non è così che non è così che l'approcci, no. E puoi rivolgerti a, cioè puoi avere la host institution con più esperienza, con più peso specifico su queste cose qua, che sai già che in qualche modo ti dà un valore aggiunto, quello sì. Quindi la host institution è una cosa che si sceglie anche strategicamente, il panel no. Poi è vero che, come dire, i ricercatori italiani hanno tutti la sindrome non sono né questo ma neanche quello, ma sono in ambiente ma anche salute ma anche economia, ma ho capito, però a un certo punto mm.
non so se mi sono spiegato. Cioè, a un certo punto, cioè, nessuno si sente veramente rappresentato da un'etichetta, lo capiamo, cioè, anch'io cosa sono, cioè, non so più neanche io cosa sono, se un funzionario, un project manager, un project advisor, uno che dice boiate su un palco, però a un certo punto ci vuole bisogna prendere una strada e andarci, e non per come dire, convenienza aritmetica, ma perché veramente è la tua, ecco. Se non ci sono poi domande, vi chiederei la gentilezza di compilare un questionario che vi era stato dato, una scheda valutativa, e se la potete poi consegnare all'uscita, grazie. Siamo alla fine. Sì. Se non ci sono altre, domande. Ci sono altre domande, direi che l'ultima, okay. Ultima, no. Ultima per oggi, cioè poi ci sentiamo, buonasera. Ancora. Ecco. D'Ambros, Juan. Ciao. Buonasera. Più che una domanda è una considerazione, perché la giornata è stata lunga e ricca. In un modo di vedere emerge abbastanza anomalia della ricerca in Italia da questa giornata, secondo me. Vale a dire, un punto importante che mi sento di annotare è, e lo riassumo con una battuta, multidisciplinarità versus specificità. Vale a dire, tutti i progetti che sono stati presentati oggi sono molto specifici, al di là del fatto che si collochino trasversalmente le discipline o scelgano di fare degli affondi in archivi piuttosto che istituzioni dove l'altro profilo del supervisor è accreditato. La grossa difficoltà che credo sia di molti ricercatori più o meno giovani in Italia oggi sia quella di collocarsi. Le linee guida dell'Unione Europea danno un forte impulso alla scelta, come Dario ha appena indicato. Quindi appunto la mia annotazione cerca un po' di chiedere, secondo voi, se la multidisciplinarità e la specificità possono trovare in qualche modo, attraverso queste linee guida, una nuova direzione, cioè collocarsi in un panel piuttosto che in un altro. Significa poi scegliere anche la propria professione. Sì, ti rispondo, come dire, in un modo che è utile un po' a tutti, cioè, la cosa buona da sapere è che c'è una lista pubblica dei progetti già approvati negli anni scorsi, quindi qualora abbiamo un dubbio per capire, e tra l'altro questa lista riporta, se non erro, proprio i panel in cui sono, almeno i macro panel in cui sono stati inseriti, o comunque si può da lì risalire. Quindi se abbiamo in mente un progetto e non sappiamo dove andarci a infilare, perché non sappiamo se è bene o male, se siamo environment piuttosto che social sciences, e iniziamo da lì, cioè andiamo a vedere come andrà, qual è il trend in qualche modo. Dopodiché la multidisciplinarietà premia laddove è un bisogno. Invece fare un minestrone giusto perché bisogna dire sono multidisciplinare non premia, e preferisco chi parte da Venezia per andare a Treviso e studiare l'archivio di Greco, la diffusione del Cinquecento, e fa quello da sempre praticamente, ed è una grecista classica, fine, cioè, laddove la multidisciplinarietà c'è, sì, non è, diciamo, il focus principale forse del suo progetto, ecco, in questo senso. Qui io invece, ecco, vorrei dire una cosa. Secondo me è proprio questo il cuore della questione, ma è un po' quello che diceva prima Odasso, insomma la Laura che se n'è andata. Cioè io credo che provare, se non altro, a stendere un proposito, a me è proprio servito, perché mi ha fatto capire cosa della mia ricerca poteva servire all'Europa. E soprattutto mi ha aiutato a portare a sintesi quella che era stata la lunga esperienza della mia formazione, no? Che parte come studiosa di studi classici e poi medievali umanistici, ma anche poi la lettura dei manoscritti, eccetera. Cioè
come io potevo portare a sintesi tutto quello che avevo imparato fino ad adesso, compresa l'esperienza didattica, e come questo poteva collocarsi rispetto alle esperienze di ricerca che io avevo vissuto fino a questo momento, alle scoperte scientifiche che io avevo fatto. Cosa all'Europa, e torna alla domanda che si faceva prima, ma perché mi devono pagare questa svalangata di soldi? Cioè, perché l'Europa deve pagare me per studiare il ritorno dello studio del greco in Europa? Primo, cosa gliene frega l'Europa del ritorno dello studio del greco? Secondo, cosa c'entra con la lessicografia umanistica? Cioè, e questa è la sfida di ciascuno di noi quando ci mettiamo a fare questo. Ecco. E però è bello, cioè è la cosa che vale la pena di essere fatta, perché ci aiuta a capire il senso di quello che facciamo, a prescindere dal fatto che ci finanzino o meno. Grazie. Io direi che Diego, salta su, vieni su anche te. No, dai, chiudiamo in big band proprio così. Chiamerei anche Silvia e Fiorella, visto che così sì, dai, così vi vedono, sanno già chi siete, ma no, ma dai, venite su. No, volevo solo proprio aggiungere una nota, perché anch'io ho trovato fondamentale quello che diceva Laura prima sul provare di scrivere la domanda, e va perfettamente nella linea sul panel e sulla multidisciplinarità. E anche una cosa che si diceva prima sul curriculum, devo mettere la lista, non la lista, eccetera. Mia esperienza, non solo per questo progetto, ma anche per progetti europei, che, come dire, la forma in cui questi dati vengono chiesti dai formulari Marie Curie è una forma più anglosassone che mediterranea, dove essenzialmente è chiesto al ricercatore che fa la proposta di sapere già bene quello che sa fare, dove vuole andare, e di essere in grado, in poche linee, un curriculum, dicono buono, per fare un'application per un full professor in un istituto anglosassone deve essere di 2 pagine. 2, fine, compreso di tutto, di pubblicazione. Quindi la capacità di focalizzare e quindi di fare delle scelte, anche questo va premiato, cioè se le scelte sono giuste, secondo me poi si vede. Quindi proprio per questo di aiutarsi, di mettersi in questa ottica di non di chiudere e di eliminare, ma che sia un processo di sintesi creativa, vorrei dire. Sì. Quindi questo assolutamente è fondamentale. Sì. Ed è una bella esperienza doverlo fare con una linea così guidata, perché insomma, siccome si concorre per qualcosa, per un concorso che è un po' più di un premio alla ricerca, uno ci mette un'energia che sono contento che è anche un'esperienza condivisa questa, che al di là di averlo fatto o non averlo fatto, sì, come sei stata contenta anche se non... Ecco, infatti volevo aggiungere questo. Io nel 2011 ne ho fatto uno su un altro argomento che non ho vinto, evidentemente se l'ho rifatto, però devo dire che quel progetto mi ha fatto fare uno scarto su altre cose, e quindi, ecco, volevo dire questo. Non si vincono tutti, magari. L'ultimo giusto esempio, visto che abbiamo la sintesi soprattutto, dobbiamo far fronte, quando si va a descrivere l'expertise anche della host organization e quindi citare collaborazioni, partecipazione, pubblicazione e altro, se quell'organizzazione su quell'argomento scientifico ha 50 pubblicazioni, non le vado a elencare tutte, do un numero, su questo argomento ha 50 pubblicazioni, quindi già do un numero, le più pertinenti o le ultime dei 3 anni sono XY, così do un dato generale, 50 pubblicazioni, ma anche lo stesso discorso per il supervisore scientifico, e cito alcune delle più importanti. Ecco, una cosa, grazie che hai detto questo, una cosa che adesso mi viene in mente di avere fatto, nella lista delle pubblicazioni, a parte la questione della selezione, io ne ho descritte nel dettaglio 3, cioè certe non le ho messe, altre le ho messe, e ne ho descritte nel dettaglio 3, quelle che erano più rilevanti rispetto al lavoro che io chiedevo di andare a fare. Ecco, mi ero dimenticata. Grazie. Non so se adesso sia più possibile farlo, però adesso mi viene in mente che questo sì, nella fatto. Parte civile, sì. Chiaramente uno mette quello che ha, per cui se uno ha poco cerca di dare sostanza a quello che ha, se uno ha tanto che diventa quasi un peso perché gli occupa spazio, cerca di sintetizzare, questo va da sé,
nella vita prima ancora che nelle Marie Curie. Io, detto questo, vi ringrazio tantissimo perché siete stati con noi un giorno intero, credo che sia la più bella giornata di sole che sia mai uscita intera e siamo rimasti qua dentro fino a sera. Ringrazio i relatori tutti, sia i vincitori che Angelo, che Ciro che è già partito. E ringrazio le ragazze che comunque si sono fatte in quattro per organizzare questo evento. E spero che l'anno prossimo questo tavolo sia ancora più rimpolpato e più ricco. Mi piacerebbe vedere un auditorium pieno di vincitori di Marie Curie che ascoltano qualcos'altro, magari, che ne so, una presentazione sull'IRC, che poi è il passo naturalmente, l'evoluzione naturale di chi vince una Marie Curie, almeno stando alle statistiche. Vi ricordo infine che noi ci mettiamo tanta energia, ma siamo sempre in tre, e quindi cercate di usare il nostro supporto in un modo intelligente, quindi venite quando avete un paio di dubbi invece che un dubbio solo, cercate con... sapete che la porta è sempre aperta, sapete soprattutto che in qualche modo l'ufficio c'è, ci siamo, l'università c'è, ci crede e vi appoggia in tutti i modi possibili, per cui insomma suonate alla nostra porta volentieri. Grazie e alla prossima.